Allora, eccoci, buongiorno. Ci troviamo all'interno dell'esclusivo contesto di Villa Saluzzo, nel cuore di Albaro, precisamente fra Via Rivoli e Via Francesco Pozzo, in un appartamento davvero affascinante, è disposto su 3 livelli, che adesso vi vado ad illustrare. Dall'ingresso, con porta blindata e maioliche d'epoca a pavimento, ci portiamo direttamente verso la zona giorno, con cucina e sala da pranzo, un'area molto aperta, luminosa e personalizzabile. Era molto bella. Dove insiste una meravigliosa scala in ardesia. La percorriamo interamente e troviamo una grande area sobbalcata, molto luminosa, anche questa, e caratterizzata da affreschi a soffitto originali del 1600. Davvero meravigliosi. Torniamo giù. E andiamo a guadagnare questa volta la zona notte, con in questo caso il primo dei 2 bagni completi, questo completo di vasca e termoarredo, e la prima delle 2 camere matrimoniali, anche questa molto grande, aria condizionata, come potete vedere. Dotata di un'armadiatura su misura. Adesso scendiamo di un livello, a Tascani Anadesi, meravigliosa anche questa, e abbiamo, cioè troviamo la seconda camera matrimoniale. Grande, anche questa ben sfruttabile, con il suo bagno completo, questa volta di doccia. Inoltre, nelle immediate vicinanze, abbiamo una lavanderia e anche questa, come vedete, ristrutturatissima, dotata di termoarredo. Segnaliamo poi, come avete potuto vedere scendendo giù, che a questo livello vi è un comodissimo ingresso indipendente dove possiamo accedere al giardino condominiale. Eccolo qui. Questa parte, pur essendo condominiale, è comunque ben sfruttabile se uno, ad esempio, volesse mangiare fuori. Il riscaldamento è termoautonomo, è presente l'aria condizionata e le spese di gestione sono davvero comunque decisamente contenute, compresa la riduzione delle imposte al 50%. Completano poi la proposta una comodissima cantina al piano e un postauto doppio al coperto con accesso diretto dal portone. E qui direi, con questa ulteriore vista meravigliosa e questa abitazione stupenda, la nostra visita si può concludere.